Qui siamo alla conigliera. Quanti anni? Qui alla Conigliera dal 2008. A Nagore esisteva dal 2000 e dopo quasi una decina d'anni cercava casa, un posto dove mettere radici e avere il proprio spazio, il proprio atelier per la costruzione e la creazione dei propri lavori. Siamo venuti a trovare Simone De Rai, regista, poi non diciamo anche attore, fotografo, ricercatore, perché tutte le pièce che organizza Aragò si basano su profonde ricerche. Succede è una sorta di lavoro alchemico a cui partecipano molte persone. Anagora è un collettivo e semplicemente portiamo sul tavolo, ciascuno porta sul tavolo la propria esperienza, la propria formazione alla ricerca della costruzione di un discorso unico pur nella differenza delle diverse individualità. Mi sembra che alla Biennale d'Arte è la seconda volta che voi partecipate all'Italian Branch. Sì. Però l'anno scorso avete avuto un premio, io dico strepitoso, a Sarajevo, ma siete stati anche a Torino e anche in altre città. Me ne vuoi indicare qualcuna? Come dire, è stato possibile girare per l'Europa, non solo l'Italia. Siamo stati a Parigi, Londra, il Portogallo, in Danimarca e a Sarajevo siamo stati ospiti del MES Festival dove Lingua Imperi, lo spettacolo che abbiamo portato, è stato anche premiato di essere stati ospiti per la seconda volta al Young Italian Branch alla Biennale, che era una sezione dedicata, una vetrina dedicata al teatro giovane italiano. Però in realtà io ne compio, sono del 75, ne compio 40 quest'anno. Io direi che è un sintomo di una modalità del paese di osservare, no? E accogliere il nuovo o il cosiddetto giovane, no? Per sempre tenendolo in una sorta di categoria minore. Anagor ha 15 anni di attività alle spalle, nasce nel 2000. Nel 2008 ha fondato la sua casa, l'ha cercata a lungo, non trovandola, erano stati diversi gli appelli fatti per riuscire a trovare uno spazio, come dire, non consegnato, ma quantomeno condiviso, uno spazio pubblico, non so, il teatro, un altro spazio da adibire a questo tipo di attività, invece ce lo siamo cercati e trovati noi. È uno spazio privato, in aperta campagna. Che prosegue un progetto di lavoro sul territorio, liminale perché appunto siamo fuori dalla città ma continuiamo a lavorare il più possibile nelle scuole, quindi è doppio il lavoro di Anagora, sia quello di creazione poi di esportazione dei propri spettacoli in Italia e all'estero, ma anche quello di progetto, come dire, culturale sul territorio. Siete partiti dalla scuola, cioè dal liceo. Sì. Si arriva alla Biennale e poi adesso di nuovo dalla Biennale si ritorna alla scuola. È un po' così. La storia nasce tra i banchi di scuola, grazie anche all'intervento di una allora giovanissima professoressa di greco e latino, che era innamorata del teatro contemporaneo, Patrizia Vercesi. In realtà poi io, Paola Dallan, ed altri abbiamo, ereditato la guida del laboratorio, che alla fine degli anni 90 era guidato da esperti esterni di teatro. Questa è un po' l'originalità. In Veneto si usava ancora poco invitare professionisti a tenere laboratori di teatro all'interno della scuola. Il liceo Giorgione ci ha creduto fin da subito, dando carta bianca, e questa è diventata una delle esperienze più longeve sul territorio. Che negli ultimi anni, devo dire, in realtà ha un po' faticato perché ovviamente la scuola italiana ha sempre meno risorse, ma che continua, perdura e ha anche avviato alla professione artistica non poche personalità. Simone, grazie di averci ricevuto oggi pomeriggio. Mi viene così spontanea questa domanda. Vista la nuova riforma che l'attuale governo sta proponendo o ha già fatto approvare per quanto riguarda la scuola italiana, tu, alla luce della tua esperienza ormai ventennale, che suggerimenti Una daresti? cosa che mi preme dire è che la scuola italiana
cioè di per sé è un'eccellenza. Abbiamo un corpo insegnanti che è straordinario e ha consegnato degli strumenti validi quanto l'università. Quindi è necessario parallelamente una crescita dell'uomo e quindi proprio un paese come il nostro che ha un bagaglio culturale infinito non debba mortificarlo.